שלום עליכם כלבי, עוד שם יצא שם, סדר מסכת חגיגה, דף י"ב. אירועי נשיא המדע, דף י"א עמוד ב', סתר יגד הסוטו. כתוב על המשנה, לא מעשה בראשית בשניים, כי לא מזוני הסניארי, מעשה בראשית, לקרנצון אל מונדו, עדוי על יבי. מנה נמילה, תדעו בסף יום עונשו, שאמרה, דתן רבנם, כי המסעת עונה בריתה, כי שאל נדיד של בעצו, כי שאל לימים ראשונים, כדי pure riguardo ai giorni iniziali e preistorici. Perciò, siccome dice in singolare kishe alna, che tu puoi chiedere, perciò yachichuel ben shnaim sholim, perciò uno studente può studiare e può chiedere, ma non due. Yichol lishal adam kodesh nivra olam, potrebbe uno pensare forse che si potrebbe investigare e chiedere e fare ricerche riguardo a ciò che successe prima della creazione del mondo, Talmud Lamar, perciò viene la Torah ci insegna, Lemina Yom Hashavrai Elohim Adam Alares, solo dal giorno che Hashem creò l'uomo sulla terra, da quel punto in poi uno può investigare, ma non prima. Yacholo Ishar Adam Sheshim Evreshit, forse uno non dovrebbe chiedere e investigare per i sei giorni che fu durante la creazione del mondo, che successe prima che Hashem creò l'uomo, perché Hashem creò l'uomo durante il sesto giorno, e neanche all'inizio del giorno, mezzogiorno. Perché dice verso Mina Yom Shebrai Elohim Adam Lares, da quando Hashem creò l'uomo sulla terra, forse non si potrebbe investigare, e non si dovrebbe investigare riguardo ai sei giorni che precedettero la creazione di Adamo Rishon, Tamul Omar, perciò il verso dice, le mie Rishonim, Sherayul e Fanecha. Perciò è permesso di informarsi e investigare anche riguardo al periodo che precedette la creazione di Adamo Rishon. Yachol Ishar Adam, male malo, male mata, male fanim, male achor. Uno forse potrebbe investigare ciò che c'è di sopra e di sotto, e di da un lato e dall'altro. E cioè davanti e dietro, e si intende ciò che c'è nel cielo con gli angeli eccetera, dopo domar comincia shamayim vatzte shamayim, solo da un lato all'altro del cielo, e comincia shamayim vatzte shamayim atashuel yatashuel male 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 mata male fani male chol, solo una parte ma non tutto ciò che c'è prima e davanti, dietro, sopra e sotto. Ashta denafkale mi le mitzat shamayim vekze shamayim, siccome il verso dice che non bisogna investigare oltre i limiti del mondo, dal verso mitzat shamayim vekze shamayim. Perciò, per quale ragione ho bisogno del verso che dice le minayam shavrai lukim adam alaretz? Lama lì? Per quale bisogno di questo verso? Perché se è vietato ciò che è oltre questo mondo, perciò so che in questo mondo è permesso ciò che c'è in questo mondo. Perciò dice Gemara, chiede a Rabbi Elazar, è necessario questo verso per insegnare ciò che insegnò Rabbi Elazar. Chiama Rabbi Elazar. Dice il verso, Adam Rishon mina Aretz Adla Rakia, Shenemar, che Adam Rishon era altissimo, giungeva fino alla sua statura, giungeva fino al cielo. Shenemar, e mina Hashem Barai Elohim Adam al Aretz un Mitzia Shemaim. Siccome dice un Mitzia Shemaim, vuol dire che Adam Rishon giungeva fino al cielo. E Kivan Shesarach, Viniach HaKadosh Baruch Hu Yadav Alav Umi'ato, e siccome Adam Rishon peccò, Hashem poggiò i suoi palmi su di lui e diminuì la sua statura e lo abbassò. Sheemar Acho Bakedem Tzartani Vatashet Alai Kapecha, e più tardi e prima mi hai creato, mi hai fatto e hai messo i tuoi palmi su di me. Amar Rav Yehuda Amar Rav, Adam Rishon Misof Olam Vatzofoya, che Adam Rishon andava da un era talmente grande che andava da giungeva da un luogo da un punto da un'estremità del mondo fino all'altra. Shenemar
Libino Yom Asher Barai Elohim Adam Alaretz Ulmitzeh Hashamayim. Questo verso abbiamo già menzionato. E Vead Ketzeh Hashamayim. Perciò andava in Mitzeh Hashamayim e Ketzeh Hashamayim, da un'estremità del mondo fino all'altra. Dice il cielo veramente. Kivan shesarach in Yakesh Baruch Hu yado alav umi yato she neemar v'ata shet alai kapecha, abbiamo già detto, siccome pecò Hashem lo diminui. Yachi kasho kre adadi. Allora se è così, i versi sono contraddittori, perché il verso che dice fino al cielo, e un verso dice che andava dalla terra, era alto dalla terra fino al cielo. Un altro verso dice un lato del cielo fino all'altro, che è di più che dalla terra fino al cielo. E secondo me, no, i dividi e Hachi Urau, veramente è tutta una misura, le misure sono uguali. Parama Yuda Marav, Asarat Varim Nevrubi Yom Rishon Ve'eloen, 10 cose furono create durante il primo giorno: Shamayim Varetz, il cielo e la terra, Tohu Vavohu, e sappiamo cos'è Tohu Vavohu, e Tohu dice Rashi, stupore, meraviglia. E Vohu vuol dire disolazione. E a proposito di questa parola, Tohu Vohu esiste in francese, così, così, proprio così, così come si scrive. E Or v'Choshech, e luce e oscurità, Ruach v'Mayim. E non è vento, o è spirito, deve essere spirito, respiro, spirito, e acqua. E Midatium v'Laila. Mi dà Tiomo, mi dà la lunghezza di un giorno e la lunghezza della notte, che assieme danno sempre un totale di 24 ore, cioè se il giorno si accorcia si allunga la notte e viceversa, ma il totale è sempre 24 ore. Shamayim Varetz, poiché dice il verso Dichtiv Bereshit Bara Elohim Shamayim Taretz, che è sempre il cielo e la terra, Tohu Vohu, siccome la Torah dice Vaharetz Hayta Tohu Vohu, Or v'Choshech, c'è scritto, poiché dice Choshech dechtiv v'Choshech al pnei tehom, e c'era oscurità sulla parte superiore, sulla superficie dell'abisso. Or dechtiv, vengono chiamati Or, la luce, poiché Hashem disse e sia luce. Ruach u'mayim, poiché c'è scritto Ruach Elohim rachevet al pnei ha'mayim, lo spirito divino, e si librava sulla superficie dell'acqua. Middat yom v'layla, e la lunghezza del giorno e la notte, che sono, come ho detto, sono una lunghezza di 24 ore sempre uguali. Dichtiv v'yerev ha'bokeh yom echad, perché c'è scritto, come sappiamo, questo, conosciamo tutti questo verso, e fu notte, fu mattino un giorno intero. E tutte queste cose furono create il primo giorno, perché dice il verso che Tanya Stetan Braita Tohu Kav Yarok Shemekivt Kolam Kulo, e Tohu, abbiamo detto che stupore è una linea verde che raggira tutto il mondo, poiché Shemeno Yatzah Choshech Shenemar, poiché da esso è derivato l'oscurità, le tenebre, Shenemar, Yashet Choshech Sitrosi Vuvotav, e che ho fatto l'oscurità, scusi, che ha fatto, cioè Hashem, ha fatto l'oscurità, e ha nascosta, so cosa ha nascosta, attorno ad essa. Boh. E lo venim am fulamot am shukot bitom, e mi fulamot vuol dire umide, sono pietre, rocce umide che sono, che si trovano nell'abisso. Shehen, shemehen yotzimai, che da esse fuoriesce acqua. Shenemar, venatea lea kav tohu vavne tohu, e stenderà su di esso una linea di tohu e rocce di tohu. Chiedo a Marav, or biyom rishon ivori,
Ma è forse vero che la luce fu creata il primo giorno? Vakti, ma è scritto Vaiten Otam Elohim Birkia Shamayim, che il sole e la luna furono fissate nel cielo e durante il quarto giorno, perché è scritto Uchti Vayer Vayvok Yom Revi, che furono fissate nel cielo il quarto giorno. Secondo la chi di Rabbi Lazar. La spiegazione con Rabbi Lazar, da Rabbi Lazar, siccome Rabbi Lazar disse, Orshe Barak Shboku, Bayom Arishon, Adam Tzofeh, Misofo Olam Hatzofo. La luce che Hashem creò il primo giorno, e Adam Arishon era capace di vedere tutto ciò che era nel mondo, tutto, sapere tutto e vedere tutto. Kivan Shistaker Shboku, Bedor Mabul, Bedor Palaga, Virashi mise maasem kol kalim amad gnazome. Siccome Hashem vide che la generazione del diluvio e la generazione della dispersione della torre di Babele, che si comportavano male, che erano malvagi, perciò lo nascose da loro e lo diede e lo darà Shenemar, dice il verso, Vaimna Mirshaim Oram, che tratterrà da essi, dai malvagi, la loro luce. Ulmignaso, per chi l'ha nascosto? La Tzadikim Tidlavo, nascosto per i Tzadikim, per i giusti, per nel futuro. Shenemar, perché dice il verso, Vare Elohim, Taor Kitov, che Hashem vide che la luce era buona, e Ventov era Tzadikim, che quello che chi è il buono solo tzaddik, tzaddik è buono, perciò si accoppia la luce che è buona con tzaddik che è buona. Shenemar imru tzaddikitov, che dice il verso, dite che il giusto è buono. Kivan shera or sheginazor tzaddikim samach, e siccome Hashem vide che nascose questa luce per i giusti per il futuro, allora Hashem era contento. Poiché dice verso, Shinamah, Or Tzadikim Ismach, luce dei giusti, gli causerà di essere gioiosa. Dice Gemara, però questo veramente è un soggetto di disputa, poiché Ketanai è una disputa tra Tanaim, poiché, dice la verità, Or Shebarak Shbohu, Beom Rishon, Adam Tzofeh, Mabit, Moisof Olam Hatzofo. La luce che Hashem creò il primo giorno, una persona può usarla per vedere tutto ciò che succede nel mondo, da un punto all'altro, ovunque. Divrei Rav Yaakov, Chachamim Omrim, e i saggi dicono, En me'orot she'nivreu b'yom rishon, che la parola luce, che è scritta qui, or, si riferisce agli astri stessi, che furono creati il primo giorno. E non si riferisce alla luce stessa, bensì agli astri, e che furono creati il primo giorno, però furono sospesi nella loro giusta posizione solo durante il quarto giorno. Amarav Zutra Bartuvi Amarav. Be'asara Dvarim Nivra Olam. Il mondo è stato creato con 10 cose. Be'chochom V'tmona Uvdat. Con saggezza e comprensione e con sapienza. C'è chi spiega altrimenti che ciò che impara da altri e ciò che impara da sé, ci sono diverse interpretazioni. E ubikoach ubigara ubigura, e con forza e con rimprovero e con forse potrei dire eroismo. Che cosa c'entra eroismo qui? Perché nel senso che se Hashem vede dei malvagi che stanno compiendo delle azioni che non dovrebbero compiere, che sono gravi, però Hashem ha pazienza, si trattiene se stesso e non li punisce subito, gli dà un'opportunità di pentirsi. In questo senso Hashem è un eroe che si trattiene, come ciascuno di noi, che sappiamo bene, perfettamente che ci sono le cose che sono davvero difficili di trattenersi. Come
quando è contro la nostra natura. Vezzate con mishpat, con rettitudine e giudizio, bechesed v'rachamim, con generosità e compassione, bechochma v'tbuna, dichtiv, Hashem bechochma yasad aretz, konen shamayim v'tbuna, Hashem creò o fondò la terra con saggezza e stabilì il cielo con comprensione, bedat con sapienza, dichtiv, scrive verso, bedato tomod nifkau, e per mezzo della sua sapienza gli abissi furono spaccati. Bekoach bigvura, con forza e con eroismo o con potenza, dichtiv, perché dice il verso, mechinarem bekoacho nezar bigvura, che Hashem stabilisce le montagne con la propria forza e Hashem è cinto con potenza, Begara con un rimprovero. Dichtei, perché dice il verso, Avodei Shamayim irrofafu veitmehu migarato, le corone del cielo, che forse si riferisce alla terra, penso, questo si riferisce alla terra, irrofafu, e non saranno stabili, saranno sciolti o deboli, vitmumi garato, e saranno stupefatti a causa del suo rimprovero. Bezzate come spat, con rettitudine e giustizia, dichtiv, siete come spat, con chi sera, che tu la. Che la fondazione del tuo trono sono rettitudine e giustizia. Bechesed v'rachamim, con misericordia e con compassione. Dichtiv, Zachor rachamecha Hashem, v'chasadecha kimramema. Ricorda la tua compassione, Hashem, e la tua generosità, poiché essi sono da sempre. Nel finito passato che non ha inizio, che se non ha inizio, perciò è da tempo immemorabile, da quando, non da quando, da sempre, che sembra sempre esistente. Per Marbiu da Marav, Bisha'a shebarak shbochu et ha'olam, quando c'è il mondo, ha'em marchiv olech bishtei pakiyot shel shiti, Ace garbo kushbucho, e perciò vemido che il mondo si stava espandendo e Hashem, come due, vabbè, dice Shenemara Modesham Shamayim Rofavu Vaitmu migarato, che come colonne del cielo sono, no, bisogna dire prima di quello che abbiamo detto, letto prima, quando Hashem creò il mondo lo allargava come due gomitoli di filo, finché Hashem lo rimproverò o li rimproverò e lo fece stare fermo, perché dice verso adesso mai me lo fa fu vitmo mi garato, che le colonne del mondo del cielo si riferisce alla terra e saranno sciolti, che non saranno fissi e saranno meravigliati per il suo rimprovero. E questa è una cosa molto interessante, che dice che il mondo si stava espandendo, quando c'è ancora il mondo stava espandendo. Indubbiamente tutti voi conoscete la teoria di Edwin Hubble col suo collega Wilson,
Milton Humason, che scoprì che c'è un reciproco allontanamento delle galassie con velocità proporzionale alle relative distanze, e cioè più le galassie sono lontane da noi, più la loro velocità è alta. Cioè, più lontane sono e più si allontanano da noi a velocità sempre più alte. E con il telescopio di Monte Palomar verso il 1948 scoprì galassie che si spostano a velocità di 60.000 km al secondo, non al minuto, all'ora, al secondo. E però questa teoria di Hubble è basata sull'effetto Doppler fissò, perché quello che ovviamente tutti conoscete, il redshift, cioè lo spostamento verso il rosso, cioè ci sono linee di spettrali della spettroscopia degli elementi, ogni elemento ha una certa linea della spettroscopia, e quando si fanno spettroscopia di astri, diciamo galassie, nello spazio si accumula la luce finché si vedono delle lineette, però queste lineette non coincidono mai a quello che la posizione della lunghezza d'onda che dovrebbe essere per ogni elemento, bensì sono generalmente spostati verso la destra, verso il rosso. E secondo la teoria dell'effetto Doppler fissò è perché è come quando, ovviamente conoscete questo, quando un treno, si sente il fischio di un treno. Quando si avvicina è più acuto, quando si allontana diventa più grosso, cioè meno acuto. Cioè, per questo stesso effetto, più le galassie si allontanano e più c'è spostamento delle linee della spettroscopia. Comunque, questo è tutto basato su una teoria. E Hubble stesso non era neanche sicuro che la teoria è corretta. Ma la Gemara dice che Hashem li fece fermarsi, cioè sì, stavano espandendo fino a un certo punto, e poi da un certo punto in poi Hashem li fece fermarsi e si immobilizzarono. E veramente quando noi vediamo le galassie, quello che noi osserviamo è la loro situazione, che era secondo la loro distanza, e può essere 100.000 anni fa, 1.000.000 anni fa, era quello che era allora, quello che vediamo oggi, perché è la luce che dura, ci sono tanti anni luce, è la distanza che ci vuole la luce di viaggiare, che la luce tutti conosciamo, che la luce si muove, viaggia a 300.000 km al secondo, e perciò quella luce che noi vediamo nello spettroscopia è la situazione degli astri o delle galassie che era allora, dipende dalla distanza, può essere 100.000 anni fa, 1.000.000 anni fa, ma non è quella situazione di oggi. In fin dei conti il mondo è stato creato solo 500 700 5.700 quasi 75 anni fa, fra pochi giorni sarà, cioè domani, saranno 75 anni, che è un periodo cortissimo rispetto a questi periodi di centinaia, migliaia o milioni di anni. Vengono da Mare Shlokish, dice Shlokish, mai da Tivani Kel Shakai, che io sono Kel Shakai, ani u shamarti l'olam dai, invece di Shakai, che ho detto al mondo dai, basta, cioè che deve immobilizzarsi. Amar Shlokish, bishash barak shbochu et hayam, quando Hashem creò il mare, il mare si stava allagando, si espandendo, ace garbo shbochu veipsho, finché Hashem lo rimproverò, lo sgridò e si asseccò. Shinema, Guerbayam,
ויבשהו וכל הנרות יחריב. כזגידה אלמרה, השם זגידה אלמרה אלא סקה, וכזי אין כסקה תותי פיומי. תרם ברם, סייתם ברידה. ושמאי אומרים, שמיים נבראו תחילה ואחר כך נבראת הארץ. כפי מפו קריאתו אל צ'לו, פה יפו קריאתו לטרה. וכשזכיתו, שנאמר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ובתהילה אומרים, ארץ נבראת תחילה ואחר כך שמיים. על קונטרריו, כלותר אפו קריאת הפנימה, פה אל צ'לו, פה כשזכיתו אל ורסו, שנאמר, ביום עשת השם אלוקים ארץ ושמיים. שזכיתו ארץ פנימה דשמיים. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, דיסר בית הלל לבית שמאי. לדבריכם, סקונדו צ'וקי דתבואי, אדם בונה עלייה ואחר כך בונה בית, הוא נקרא קוסטריש, הוא נקרא קוסטריש נקזה, קוסטריש פרימה סקונדו פיאנו, פוי קוסטריש פיאנטרנו, נטורמנט אינו. פצ'ו, השם קריאו פרימה לטרה, פוי קריאו לצ'לו, כולו כדיסוטו, פוי קריאו סקוסטריש, כולו כניסופרה, סופרה צ'וקי שדיסוטו. שנאמר הבונה בשמיים מעליותיו ואגודתו על ארץ יסודה. כקוסטרוי אל ליבלו סופריור אל צ'לו יקראו אל גרופו צ'וי אל לסו קומוניטה דיצ'אמו סולה טרה. דיסר בית שמאי ובית הלל, לדבריכם, סקונדו צ'וקי דתבואי, אדם עושה שרפרף ואחר כך עושה כיסא. אונו פרימה פא, אונוס גבלו, פה יפא ונסדיה, לא, אונו פרימה פא ונסדיה, פה יפא אונוס גבלו, שנאמר, כה אמר השם, השמיים כיסאי, וארץ אדום רגלי. כי השם דיסר, אל צ'לו, אל עמי הסדיה, אל הדרה, אל מיוס גבלו. וחכמים אומרים, בית שזה וזה, ואחד, כאחד נברו. כצ'ל הטרף הוא נקריאת הסיימי, שימו אותה למטה. שנאמר, אף ידי יסדה ארץ וימיני תפחה שמיים. קורא אני עליהם יעמדו יחדיו. כי אנקרם ימנו קוראו לפונדציה לטרה. אלא מימנו דסטרה מזורו צ'לו. ליקיאמו אסתנו סיימי. Perciò se stanno assieme vuol dire che furono creati assieme, simultaneamente. Vidach mai Yahdav, e secondo l'opinione di Beciamai e Betilel, qual è il significato della parola Yahdav, assieme? Dirò mishtalfi me'adadi, che non si allontanano l'uno dall'altro. Kashu krai adadi, ma chiede a Marà, veramente questi versi si contraddicono, sia secondo Beciamai sia secondo Betilel. Amishlakish, shenevru bara shamayim, vachakach bara aretz. Quando Hashem creò il cielo prima e poi creò la terra, e quando mise ogni astro nella sua posizione, pose la terra prima e poi piazzò il resto degli astri, perché Shamayim si intende astri celesti, piazzò gli altri astri. Chiagmara, mai Shamayim, che significa Shamayim? Amro Yossi Barchanina, Shishamayim. Chi dice sono acqua? Chi dice acqua? Infatti è stato dimostrato recentemente che c'è acqua nello spazio. Abbiamo attenuto Tana, la verità abbiamo studiato, che Shamayim significa Eshumayim, acqua e fuoco. La mece viene a Kushboko, Utrafanze Bazè, Basame e Rakia, che Hashem li mise assieme, li mischiò assieme e fece di essi il cielo. Sarà Bishmael e Rabbi Akiva, chiese Rabbi Shmuel e Rabbi Akiva. כשהיו מלכים בדרך כשהיו ארון ויאג'ו, אמר לי, דיסר רבי שמואל, אתה ששימשת את נחום איש גם זו 22 שנה, סיכומת הוא ערה לי עבודי איש גם זו פרוונטי דואני, שהיה דורש את כל עתין שבתורה, כלוי דריבה וכל כוזה, דאוני עת דל התורה. פצ'ו קיידה את השמיים ואת הארץ, מה היה דורש מהם? כי כוזה שנייה ודל הפרולה, את השמיים, את הפרולה ואת הארץ. אספוזה, אמר לרבי עקיבא, אספוזה לרבי עקיבא,
non ema Shamay Varet, se la Torah avesse scritto Shamay Varet senza et Shamay Varet, הייתי אומר שמיים שמו של הקדוש ברוך הוא, כי שמיים אינו מדי השם. עכשיו שנאמר שמיים ואת הארץ, את השמיים ואת הארץ, סיכום הדין של ועשו את השמיים ואת הארץ, בשור השמיים הולדירה את שלו, ארץ הולדירה את טרה, בשור נוסי פה אינטרפרטרי דיבנטרמנט. פרקוס הראשון נשסה לאינטרפרטרי לפרולה את השמיים ואת הארץ, וכי הוא נודיקה כהשם סטסו. E tale stava lì. C'è scritto già Eta Shamayim per quale ragione è necessario ripetere e dire Eta Arez, Lagdim Shamayim Larez, affinché dire che la creazione del cielo fu realizzata prima della creazione della terra. Varez è Tatovavu. Consideriamo Bashamayim Atchil Beresha, che la Torah descrive la creazione del cielo prima. Maishna di Kachashi Maaseh Aretz. Cioè, la Torah prima menziona il cielo prima della terra, però subito dopo di ciò comincia a scrivere tutto ciò che è successo alla terra, invece la descrizione di ciò che è successo sulla terra è descritta prima del cielo. Tanna Dvera Bishmael sospiega, Mashal, come un'allegoria. Mashal Melech Masav Adam Sheyamarla Vadav Hashkimo Li Pitchi, un re che disse ai suoi servi: venite di mattina presto, domani mattina, e incontratemi alla porta. Ishkima sa nashim va nashim. E quando vennero, quando venne il re, trovò donne e uomini vicino alla porta. Le mie shabbeach, a chi loda di più? Le mie shendar kol ashkim vishkim? Non è forse che loda colui che non è abituato ad alzarsi presto, e questa volta si è alzato presto? Perciò il cielo anche sono abituati di spostare presto, di mattina presto, e la terra è paragonata ai servitori che non sono abituati di alzarsi presto. E siccome il cielo e la terra furono creati assieme, perciò la terra deve essere lodata, perciò fu descritta prima, poiché non è abituata ad alzarsi presto come un cielo. E comunque, siccome furono create insieme, allora anche la terra era svelta e perciò venne lodata, perciò venne descritta prima del cielo. Tanya, mostra la verità. Rabbi Yossi Omer, e poi le nabriot shiroot venanno yudot masherot. Guai alle persone che vedono, ma non capiscono quello che vedono. Omdot ven yudot al mai nomdot. Stanno su qualcosa, non sanno su che cosa stanno. Arez al maomedet. Su che cosa sta la terra? Ala amudim. Su colonne. Poiché dice verso Shinemar, Amargizeret mikoma ve amudea it palazzun, che scuote la terra dal suo posto e le sue colonne tremano. Amudim alamai, li conoscono sull'acqua. Shinemar, l'irgia arez alamai. Scusi, l'irroca arez alamai. Per colui che e stende la terra sulle acque, sull'acqua, mai male arim, e l'acqua sta sulle montagne, ce ne mara, la rim yam domani, che l'acqua sta sulle montagne, le montagne stanno sull'acqua, arim beruach,
montagne stanno sul vento, Shenemar, che dice verso Kinei Yotzer Harim Uvereruach, che Hashem forma le montagne e crea il vento. Ruach Beser, il vento e sta su una tempesta. Shenemar, Ruach Sara, Osadvaro, che il vento, la tempesta fa quello che deve fare, ciò che gli fu imposto di fare. Serat lui ha bisro osher gshvuchu, la tempesta dipende dal braccio di Hashem. Shenemar mitach hazraot olam, sotto ai bracci del mondo. I saggi e dicono riguardo a ciò che al Shnemasar amudim Omedet, che la terra sta su 12 colonne, poiché dice verso Shenemar, Yatzev Gulot Amim, Nispar Ben Yisrael, che Hashem stabilisce i limiti, le frontiere dei popoli secondo il numero dei membri del popolo ebraico, delle 12 tribù. Ci sono altri che dicono che Shiva Amudim, ci sono 7 colonne, non 12. Shenemar Chatzva Amodea Shiva, che lo incise da 7 colonne. Rabbi Elazar ben Shammu Omer, Alamud Echad Vetzadik Shammu, Shenemar Vetzadik Sotora, che c'è una colonna e si chiama persona giusta e che la persona che è giusto, la persona che è giusto, è la fondazione del mondo. Allora, aiuta. Cerchine, ci sono due cieli. Shenemar, en Hashem Elokecha, Hashamay Shemashamay. A te, mio Signore, appartengono il cielo e il cielo dei cieli. Mi sta chi chiama Veloen. Sono 7 cieli. Sono detto però Shiva. Shiva Veloen. Sono 7 cieli. E Vilon, Rakia, Shakim, Zvul, Maon, Mahon, Rebot. E Vilon e la cortina, secondo il cielo, tre sono i mulini, quattro l'abitazione, residenza, e cinque l'abitazione, sei, e dove c'è l'armeria, sono mantiene tutte le armi, e 7 sono le radure, le pianure. Vilone non mi sono più. La cortina non serve a nessuno scopo. E la Nichnas Shacharit Yotzeh Arvit, che entra di mattina e esce di sera, nel cielo, tra le cortine celesti. Un Mkhadesh Bhagavan si è riusciti, e ogni giorno rinnova la creazione. Hanno te che doka shamayim vemtachem che oel shevet, e che stende i cieli come una cortina fine, e li stende come una tenda nella quale uno vuole dimorare. Rakia, adesso spiego ogni cielo. Il secondo cielo, Rakia, Shibo Hamol Vanak, Kohavim Azalot Kuvim, nel quale c'è il sole, la luna, le stelle e le costellazioni, che sono tutte fisse. Veramente non sono fisse, sappiamo che sono in moto, ma nel senso
sono fisse nella loro orbita, questo intende. Shinemar vaitenotam Elohim birkei shamayim. Hashem fece il sole e la luna, la grande stella per illuminare il giorno e la minore per illuminare di notte, e le stelle. E Hashem mise, li fissò nel cielo, Shchakim, e sono le macine che servono per macinare, che bitochonot manna tzadikim, che macinano la manna per i tzadikim, per i giusti. Dice il verso: Vezav shchakim imal vedalte shamayim patach vayamter lehem man leechol, e comandò alle macine di superiori di aprire le porte del cielo e affinché e scende la pioggia, cioè la manna, e diede loro un grano celeste. Zvul, Shibor Shalaim Bet HaMikdash Misbeach Benoi, nel quale c'è Gerusalemme, naturalmente Gerusalemme celeste, Bet HaMikdash Misbeach, è l'altare che è costruito. Umichela Sar Gadol Omed Makriv Al Korban, è il grande Sar, grande ministro, Michael sta lì e sacrifica un sacrificio. Poiché il verso dice: Banomariti bet zvul lach machon shiftecha, costruito una casa, una residenza, ti ho costruito una residenza e le fondamenta sono per te e per dimorarci per sempre. E ho detto fondamenta, ma non significa proprio fondamenta, più forse dimora. Un minana dei Krishnamai, e da dove sappiamo che c'è, non si chiama così? Perché si chiama così? Dichtiv, Abet Mishamai Murei. Guarda al cielo e guarda e vedi. Misvul kochecha vetifartecha, dalla residenza della tua santità, della tua gloria. Maon, il cielo chiamato Maon, e Shebo kitot shemalachei hasharet sheomrot shira b'leil, nel quale è un cielo nel quale gli angeli cantano lode di Hashem e di notte. וחשות ביום מפני כבודן של ישראל. Però stanno in silenzio durante il giorno per rispetto al popolo ebraico, perché se cantassero lode di Hashem durante il giorno, allora farebbero competizione col popolo ebraico e forse potrebbero sorpassarli. Shinemar Yomam mitzvah Hashem chasdo v'layla shiro imei, poiché di giorno Hashem ti comanda con la sua misericordia e di notte il suo canto è con me in cielo. Disse Amar Rish Lakish, kolos ha-kvatorah b'layla, Kosh Baruch Hu moshech alav chut shel chesed b'yom, kolom che studia Torah di notte, Hashem mette come un filo di grazia su di lui di giorno, poiché dice verso Yomam Mitzvah Hashem Chasdo, che di giorno Hashem comanda la sua grazia o più o meno questo è il significato, come non sempre c'è possibile tradurre letteralmente, che non sempre c'è in italiano parole esattamente come quelle in ebraico. Umata Yomam Tzavesham Chazdo, per quale ragione? Mishum, valai lascerò i miei,
ragione perché la persona ha studiato di notte, che intende che come si è cantato la Torah con me, perciò di giorno Hashem gli dà un filo di grazia. Vikadembe, altri dicono invece che Rash Lakish ha detto Amar Rash Lakish, Kolosek Batorah Bolam Hazeh, Shehu Domeh Lelaila, Kosh Baruch Hu Moshech Alav Chut Shel Chesed, Lolam Haba, Shehu Domeh Layom, Shenemar, Yomam Tzaveh Hashem Chasdo, Valayla Shiro Imi, che colui che studia Torah in questo mondo, Hashem, mi darà un filo di grazia nel prossimo mondo. Poiché il verso dice che di giorno Hashem comanderà, è lo stesso verso che abbiamo detto prima, Hashem comanderà la grazia perché di notte ha cantato Torah con me, con Hashem. Riguardo a questo vorrei dirvi qualcosa. Ho messo insieme alcuni punti dei vantaggi dello studio della Torah. Saprà come compiere le mitzvot, indebolisce Yetzer Hara, è la causa di longevità, perché è scritto le mani rvui amecha o le mani osif lach shnot yachaim, espia tutti i peccati, è lo scopo e la ragione della nostra creazione, salva dalle sofferenze, causa l'annullamento dei propri nemici, santifica il nome di Hashem, spalancheranno i cancelli di Gan Eden e dell'Olam Haba. Salva dal Gehinom, è causa di grande gioia, compiacimento e soddisfazione, particolarmente quando uno riesce a capire un concetto difficile e ancor più quando riesce a lechadesh la Torah, a dire qualcosa a novello, una cosa novella nella Torah, a presentare in neno una cosa che non è stata mai espressa da nessuno prima. Oppure che è stata già espressa però da un grande saggio. Può salvare altri ebrei da situazioni pericolose in qualsiasi luogo sulla terra. Compie il volere divino. Diventa parte di Hashem, come c'è scritto nel Midrash Rabbah, riguardo a Moshe Rabbeinu, Ish Elohim, Chatzi Ish, Chatzi Elohim. Compie un obbligo assoluto dal quale non può svincolarsi. Cambia il proprio comportamento. È un fatto che le signore testimoniano che da quando i mariti vanno a studiare Torah diventano persone diverse e anche le mogli ricevono la stessa ricompensa come i mariti. Però c'è una differenza, ed è la seguente. Se il marito va a studiare Torah, riceve la ricompensa dell'Olam Haba, però solo se ha studiato, perché se ha dormito o ha chiacchierato non riceve nulla. Anzi, viene anche punita. Vediamo adesso, subito ancora. Mentre invece la moglie riceve il Sahar anche se il marito non ha studiato. Fornisce le risposte a tutti i quesiti, a tutte le domande difficili della vita e chiarisce le idee su questi soggetti. Causa cambiamento per il meglio, non solo nel comportamento, ma la persona che studia Torah è più tranquilla, più serena, sempre di buon umore, sa accettare le mine della vita con filosofia, impara a vivere in armonia con la propria moglie e con i propri parenti e si potrebbe dilungarsi parecchio su questo oggetto, ma dobbiamo andare avanti. Amar Rabbi Levi, כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה, מכין אותו גחלי רתמים. כולוי כשתהיה תורה אינטרומפה בסטודיו, קיאקרה, קוזי מונדני, מכין אותו גחלי רתמים, גדול למנג'ארי, לקרבוני די ג'ינפרו. ג'ינפרו הוא לגיו, Sì, quando viene messo sul fuoco arde a una temperatura molto alta, più alta dei legni normali, e si carbonizza.
Perciò può essere usata come carbone. Però la differenza è che anche quando è spento, sembra che è spento, ma è molto molto caldo internamente. E perciò anche quando uno studia Torah e sembra che sta studiando Torah, ma non sta studiando Torah, perciò gli danno da mangiare questi carboni di ginepro che sembrano che sono freddi, ma non lo sono, sono molto caldi dentro. Cinemar, Akotfim, Maluach Alessia, coloro che sradicano come da una lavagna, perché stanno parlando e alla fine la radice del ginepro, di carbone ginepri, saranno il loro pasto. Un minana dei Krishamai, dove sappiamo che il cielo è chiamato così Shamai. Sheneemar, Ashkefa mimolko shechai ben Shamai. Il verso dice, vedi Hashem, dalla tua dimora santa dal cielo. Machon, il cielo chiamato Machon, è l'armeria nel quale vengono immagazzinati neve e grandine come castigo. Vegliat l'alim ra'im vegliat galim, e anche un secondo piano nel quale ci sono, c'è della rugiada, che invece di aiutare rovina prodotti, secondo piano che è pieno di, diciamo, di bacinelle d'acqua, e una stanza contenente una tempesta e una grotta di vapore, e le porte di queste stanze sono di fuoco. Sheneemar, che dice Iftach Hashem Hatzotzorot Tov, Hashem ti aprirà i magazzini di ogni bontà, di ogni cosa buona. E perciò l'implicazione è che questo è un magazzino buono, ma c'è un altro magazzino che è il contrario. Ani birkia idneo, chiamerà, questi, tutte queste cose sono nel cielo? Mi risponde, ma queste veramente cosa sono? Ani o beara idneo, questi si trovano sulla terra, non sul cielo. Del cielo, l'Echtiv, Adruvet Hashem in Aretz, Tannim v'chol tamot, lodate Hashem dalla terra, e questi coccodrilli e tutti gli abissi, Esh v'ra'at shel v'kitor, Ruach se'ara usadvaro, fuoco e grandine, neve e vapore. E un vento di una tempesta che compie le parole di Hashem. Poiché dice il verso, vai verso a capo Hashem, vai il bash a capo Hashem, e si vestì di carità che dava altri come una corazza, tesori della vita, Gizehaim, tesori della vita di Chdiv,
Guarda, c'è scritto Kim Han Kong Hei, che questa è la sorgente della vita, Vikise Shalom, e tesoro di pace, Dichtiv, Vaikra Lo Hashem Shalom. Hashem chiamò la pace, e per la pace, per essere vicino a lui. Vikise Bracha è tesoro di benedizione, Dichtiv, Yisa Bracha Mit Hashem, che riceverà una benedizione di Hashem. Nishmatan Shel Tzadikim contiene anime dei Tzadikim, Dichtiv, qui dice il verso, Vaita Nafshi, scusi, Nefesh Adonai Tzura Bitzor Chaim, et Hashem Lokecha. E questo è stato detto da Abigail a Davide Melech riguardo al marito. E dice che l'anima del Signore, cioè di Davide Melech, sarà legata al legame della vita con Hashem, tuo Signore. Ruchot neshamot yatid dei baraot. E le anime, gli spiriti delle persone che sono destinati a essere creati di Dio, poiché, dice il verso, Ki ruach mitfanaya tov neshamot ani asiti. E perciò dice Hashem che non sempre litigherò e non sarò sempre in collera. Quando quello spirito si avvolge di fronte a me, io ho fatto questi spiriti, queste anime. Vital Shadia Kushboku, la Chayyog Metim, e la rugiada contiene anche, questo cielo contiene anche la rugiada con la quale Hashem, che Hashem utilizzerà per la risurrezione dei morti. E c'è un'altra cosa che causa la risurrezione dei morti, è quando una persona studia Torah di notte, tarda, e mentre studia si addormenta e gli scende una goccia di bava dalla bocca. Hashem prende questa saliva, questa goccia di saliva, e la usa per la risurrezione dei morti quando verrà il tempo. Dichtiv, poiché dice il verso, Geshem Nedavot Tanif Elokim, una pioggia generosa farai cadere, o Hashem. Chalcha Venil'ah Ata Honanta, quando l'eredità non è fissa, tu la fissi. Shamo fanim strofim lecha da kodesh umalachai sharet. Lì ci sono diversi tipi di angeli. Fanim strofim lecha da kodesh umalachai sharet. Vechisei hakavod, è il trono di Melech Kel Chai, Ram Venisa, Shochen Ba'aravot, c'è qui Ba'alehem, che il suo nome sia esaltato. A colui che cavalca sopra le pianure col nome di Ka, un minale di Krishna, dove sappiamo che è chiamato cielo, Ate Rechiva Rechiva, parliamo da Gzera Shava, Tivacha Solo Volochev Aravot, c'è scritto qui Solo Volochev Aravot, e ci dice Rochev, e Tivatam, l'altro verso dice Rav Shamayim Vezrecha, che è colui che cavalca il cielo per evitarti. Vechoshech Anan Varafel Mekipin Oto, e oscurità e una nube e dense nubi lo circondano. Shenemar Yeshet Choshech Zitros Vevotav Sukkot Hashad Maima Veshakim, che fece dell'oscurità qualcosa che io possa nascondermi, e attorno a lui c'è il riparo,
l'oscurità dell'acqua, le piogge del cielo. Chiamerà Umiga Rajora Kameshmaya, c'è forse oscurità di fronte a Shem, Vaktiv, Hu, Karamikta, Umistarta, Yadama Rajora. Un'ora immaginare che lui, cioè Hashem, rivela ciò che è profondo e nascosto. E lui sa cosa c'è nell'oscurità. E la luce dimora con lui, sta sempre con lui. Cioè, un verso dice che c'è oscurità e l'altro verso dice che c'è luce. Cioè, non c'è difficoltà. Ah, possiamo andare. Yud Gimel. Avevate Gavai, avevate Ebrai. Queste sono le stanze Gavai interne. Poiché nelle stanze interne si tratta che uno è, che si trova vicino a Shem e lì c'è luce con lui. E l'altro si tratta delle stanze esterne che lì c'è oscurità e una nube lo circondano. Però dentro c'è luce. Rakia che è una Kerachanora. E c'è un altro cielo ancora che ha di sopra gli angeli chiamati Chayot, perché dice che c'è come come una forma al di sopra delle teste di questi angeli che si chiamano Chayot. Che come il ghiaccio terribile, e perciò è come un cielo. Perciò dice: Atkan yesh harishut edaber mikan velach, ein harishut edaber. Fino a questo puoi discutere, ma oltre a ciò non puoi discutere. Shikenka dove sempre pensiera, c'è scritto un libro di pensiera. Bemuflamecha al tidrosh, ubemuflamecha al techkor. Le cose che ti sono troppo profonde, che non puoi capire, non devi investigare. E di ciò che ti è nascosto, non devi cercare. E perciò, per me, c'è riuscita di E la chiesa è permesso di riflettere solo ciò che è permesso, però non hai permesso di indagare le cose che ti sono celate, cose che sono esoteriche. Tutto quello che abbiamo studiato oggi è ben più profondo di quello che abbiamo studiato. Abbiamo studiato solo, più o meno abbiamo tradotto e basta. Veramente non è che abbiamo capito tutto quello che dice qui, però in realtà è molto più profondo di quello che abbiamo studiato. Perciò uno non deve prendere niente letteralmente, che ci sono molti segreti e molte cose molto profonde in tutto quello che abbiamo studiato fino adesso. Terminiamo qui e che Hashem vi aiuti nel nuovo anno, che abbiate un anno prospero e un anno di felicità, di abbondanza e di nachat, dei figli, della famiglia, e di pace e di tranquillità. Kol tov.